Stiamo facendo un tuffo nel passato, siamo nel 1997, sono 23 anni fa, all'epoca ero un maggiore del Corpo Forestale dello Stato e mi occupavo già da un po' di anni di investigazioni e avemmo l'intuizione di contrastare il bracconaggio, quello duro, quello aggressivo, quello violento, quello che violenta un territorio oltre che violentare la vita degli animali. E quindi andammo in una zona del Casertano, il Basso Casertano verso la provincia di Napoli, a ridosso tra l'altro del mare, quindi di là dalla spiaggia, dove ci sono circa 450 cosiddette vasche, cioè delle zone artificialmente scavate che, dove si nascondevano dei bracconieri, sempre nottetempo o all'alba, si nascondevano questi bracconieri che prendevano di mira gli uccelli migratori che venivano dall'Africa nel passaggio delle migrazioni dal sud al nord Europa e approdavano come primo luogo per ristorarsi su questi luoghi, queste vasche dove si fermavano attirati dall'acqua, perché c'erano dei richiami che venivano utilizzati in modo ovviamente fuori legge. Bene, noi approfittammo quindi di queste informazioni che avevamo e come corpo forestale io presi da alcune parti della Campania 22 persone, 22 tra agenti, marescialli, brigadieri del Corpo Forestale dello Stato, li addestrammo ad operare in condizioni limite, di notte, in una zona molto difficile, potete immaginare, in modo tale da tenere tutto estremamente anche riservato nell'attività operativa, nell'attività poi gestionale degli atti successivi. Bene, iniziamo questo percorso, durò un po' di anni, e la prima esperienza fu nel 1997 e nel giro di un mese noi sequestrammo oltre 80 fucili, denunciammo più di 80 persone, 7.000 cartucce furono sequestrate, sequestrammo bottini di bracconaggio a ridosso di questi specchi d'acqua e costruimmo quello che poi è diventato uno dei luoghi simbolo di quel territorio, un luogo aggredito anche dalla malavita organizzata, anche per questi scopi di contrasto all'ambiente, cioè non voleva la malavita organizzata che noi ci occupassimo di ambiente su quel territorio, per i motivi che potete immaginare. Bene, quella fu un'esperienza che a me formò molto, a tutto il mio personale lo formò molto e ci ha consentito poi di costruire altri percorsi in altre parti d'Italia che oggi hanno segnato un po' la storia dell'ex Corpo Forestale e attualmente dei Carabinieri Forestali. Facendo queste indagini e operando materialmente sul territorio, spesso noi investigatori ci siamo domandati, ma la criminalità organizzata che interesse reale, concreto ha in una vicenda del genere? Perché gli interessa tutelare i bracconieri o almeno in quel territorio tutelare i bracconieri? La risposta che ci siamo dati è per un motivo molto venale, molto prosaico direi, perché i bottini, quelli che tecnicamente si chiamano i bottini, che sono a ridosso di questi specchi d'acqua, scavati appositamente, che durante l'estate hanno anche una funzione importante, quella di utilizzare l'acqua ai fini irrigui, ma che nel caso di specie, durante il periodo di transito degli uccelli, sia dal sud al nord, dal nord Africa, dall'Africa al sud Europa o in discesa nei due periodi dell'anno in cui ci sono le migrazioni, perché? Perché questi bottini di caccia, anzi di bracconaggio, vengono affittati e danno un risultato economico anche significativo, tra i 5.000 e gli 8.000 euro su base annua per ciascun postino di caccia. Quindi se moltiplicate che i bottini di caccia sono tanti e che per ogni vasca piccola ce n'è uno, ma per ogni vasca grande, quando parlo di vasche grandi, alcune ci sono vasche di 20.000 metri quadri, mi ricordo una vasca di 40.000 metri quadri, cioè 40.000 metri quadri per intenderci sono 5 campi di calcio, un'enormità, ce ne sono vari. È chiaro che con una spesa iniziale estremamente ridotta ottieni un vantaggio protratto negli anni estremamente concreto, ma poi metti a rete criminale
una serie di soggetti che coltivano questa insana passione, questa criminale passione, perché parliamo di bracconaggio, tutto fuori legge, e quindi li metti a sistema, quindi ti crei anche un network di persone che ti sono vicine, che chiaramente ti potranno servire un domani. Crei anche un sistema di utilizzo di armi con matricole a brase, noi ne abbiamo trovate, di armi che non hanno le matricole a brasi perché sono armi artigianali. Io ricordo esattamente il sequestro di un'arma artigianale fatta con i tubi idraulici, e io me la ricordo monocolpo, me la ricordo perfettamente, sequestrata da me personalmente. Quindi il tema è meravigliarsi che non ci sia un interesse della criminalità organizzata e non meravigliarsi del perché ci sta, perché è chiaro che c'è un indotto economico illecito particolarmente robusto.